Eccoci. Forza ragazzi. Piano. Non lo vedo. Guida lui. Okay. Lui è Massimo Carminati e queste sono le immagini del suo arresto. I carabinieri lo hanno bloccato al volante della sua auto nei pressi di Sacrofano, vicino Roma. Attimi concitati risoltisi in fretta con il capo della mafia capitale che alza le mani e si arrende. Un'organizzazione che continua a subire colpi importanti. Oggi Rossa hanno fermato a Fiumicino Giovanni De Carlo, indagato per trasferimento fraudolento di valori e favoreggiamento, con l'aggravante di aver agito allo scopo di agevolare il sodalizio criminale. Occhi puntati anche sul cosiddetto libro nero, un impressionante tariffario fatto sia di elargizioni una tantum che di veri e propri stipendi occulti con cui venivano comprati politici e dirigenti del comune di Roma. Al Campidoglio non sono certo ore serene, con il prefetto Pecoraro che sta esaminando le 1200 pagine fornite dai magistrati in modo da valutare la possibilità di sciogliere il comune per infiltrazioni mafiose. Ma non finisce qui, potrebbe finire anche la Regione Lazio nel ciclone dell'inchiesta. Pare infatti che ci fosse la libro paga dell'organizzazione criminale anche uomini vicini al presidente Zingaretti, il quale ha subito avviato un'indagine conoscitiva presso tutte le centrali appaltanti della Regione, ASL, ATER, Centrale Unica e Dipartimenti, finalizzata a verificare se società legate all'inchiesta abbiano partecipato a gare e a bandi pubblici ed il loro esito. E anche alla Pisana cade la prima testa. Iscritto nel registro degli indagati, si dimette il capogruppo Forza Italia alla Regione, Luca Gramazio, per dedicarmi, scrive, alla difesa della mia onorabilità e della mia storia politica. Abbiamo sentito le intercettazioni, persone dire: guadagno più dagli immigrati che dalla droga. Cosa vuol dire questo? C'è una rete criminale che specula sugli immigrati? Come si può intercettare allora? Io, sentendo queste parole, mi sono venute in mente le risate e quello che si è detto sul terremoto per L'Aquila, e mi sono venute in mente anche le situazioni. Terremoto, muoiono le persone, tanto dolore, cadono le case, sconcerto, ma quello che ci ha sconcertato di più è sentire le risate delle persone. Ci sono comunque delle zone oscure di chi sfrutta le emergenze sociali per arricchirsi. Questo credo l'abbiamo visto, lo sentiamo, ecco, purtroppo ci sono. Allora io credo che qui ci vuole una riflessione sulla politica, una politica che vive sull'emergenza, non vive con una progettualità sugli immigrati, una progettualità sulle periferie, una progettualità sui rom, una progettualità, ecco, sulla povertà, e alla fine si trova, ecco, incastrata nelle emergenze, e dalle emergenze poi non si ragiona, si risponde e poi ci sono quelli che ci si infilano dentro, ecco, e quindi vanno solamente alla ricerca del proprio guadagno.